Buonasera al nostro pubblico, gli amici del mercoledì, l'emergenza abitativa nella città di Sulmona e non solo sotto la lente l'ingrandimento questa sera della nostra rubrica settimanale. Faremo eh, il punto sull'immobili di proprietà dell'Ater, sui negozi in vendita nel centro storico, il focus un po' sulle emergenze che purtroppo restano di strettissima. Attualità lo facciamo con il subcommissario Ater Aldo Milan. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buonasera. Ora allora, partiamo da, eh, diciamo dall'ultimissima notizia, questi dieci negozi circa in centro storico che l'Ater ha messo in vendita per ristrutturare il patrimonio che ricade sul territorio comunale di eh, Sulmona. Ecco, come siete arrivati a questo passaggio e ora a che punto siamo? Perché penso che come dire, è un po' la fase finale, no? Esatto, eh, stanotte scade a mezzanotte scade la prelazione sui locali eh, ci sono state delle prelazioni da parte dei commercianti interessati all'acquisto e eh, quindi automaticamente a seguire eh, partirà il bando di acquisto delle, dei negozi e eh, tutto eh, l'acquisizione di questo patrimonio e eh, la liquidità ovviamente andrà a finire per ristrutturare e mettere a posto eh, le case ATRE qua nella zona di Sulmona tengo a precisare dovrebbe andare bene a quanto pare perché è stata una, una buona richiesta e la cosa mi fa molto piacere, molti che abbiamo dato un po' di vivacità all'ambiente commerciale e immobiliare per quanto riguarda Sulmona. Poi passeremo automaticamente dopo a seguire al bando di Scipione, e gli ho fatto rifare una nuova perizia, la perizia è stata abbassata, quindi il prezzo di acquisto dell'immobile fatiscente Scipione, veramente una cosa tragica, e si è notevolmente abbassato, quindi sarà molto appetibile anche là c'è gente interessata all'acquisto di Scipione questi bandi verranno uno appresso l'altro a seguire per poi passare alla nota più eh, che ci interessa più ehm, in modo diretto da vicino soprattutto riguardo al fatto di questa emergenza abitativa molto molto sentita eh, purtroppo perché case disponibili non ce ne sono è addirittura d'arrivo il eh, progetto di eh, sistemazione delle case a via Angeletti in pratica sono tre palazzine eh, bloccate ormai da 10, 12, 13 anni, inagibili, che verranno, secondo questo progetto, abbattute e ricostruite tutte case Ater. In pratica eh, usciranno fuori 45-48 appartamenti, là, sempre Ater. E Palazzo Sardi, Palazzo Sardi lo stesso verrà ristrutturato e là fuori dovrebbero uscire circa 13 appartamenti sempre Ater. Quindi sarebbe, è una grossa bocca d'ossigeno per gli immobili ATER, sarebbe sull'ordine di una sessantina quindi di appartamenti. Io mi auguro eh, tempi strettissimi, stiamo accelerando al massimo e abbiamo una grossa, un grosso appoggio dal, dall'ATER dell'Aquila, si sta muovendo benissimo con gli uffici, con il personale, col presidente, con il direttore generale e pensiamo in tempi strettissimi di far parte di questo progetto che verrà presentato ovviamente alla stampa in pochissimi giorni. Tengo a precisare che eh, la cosa che mi rende veramente felice è il fatto eh, che eh, aver messo in vendita quei locali, finalmente dopo tanti anni, i commercianti avevano bisogno di questa cosa qua, eh, perché sentivano la necessità di acquistare questi locali per le loro esigenze commerciali e devo dire, ringrazio Dio che questa cosa sembra che sta andando bene nel verso giusto. Mi fa veramente piacere. Ecco, e lì c'era il diritto, anzi c'è il diritto di prelazione sui locali da mettere in vendita. Quindi ora vorrei capire anche se ci sono stati dei commercianti che si sono fatti avanti proprio per la prelazione, perché lì noi abbiamo il termometro, la cartina tornasole, di quanto investimento si può generare, no? soprattutto nel centro storico. Sì, ci sono stati alcuni, eh, alcuni commercianti, adesso il dato preciso lo so, domani mattina perché stasera scadono i termini a norma di legge. Ci sono stati alcuni commercianti, eh, ma eh, soprattutto una, eh, per alcuni locali chiusi c'è un grosso fermento, c'è una grossa richiesta da parte di quei 4-5 locali chiusi che sono molto molto appetibili perché il prezzo è veramente buono e sono dei locali veramente belli, so, devo dire. Questo vuol dire che poi gli inquilini potrebbero avere. Un nuovo contratto, certo, cambiano i proprietari, quindi l'attenzione va anche a chi lavora tutti i giorni no, dietro la sala cinese. Certamente, certamente. ma là il problema è che a norma di legge, anche se un, un terzo acquista il locale con l'inquilino dentro, l'inquilino rimarrà fino alla, alla scadenza del contratto e molto, molto probabilmente anche chi ha acquistato è una forma di investimento, lasci poi l'inquilino là dentro tranquillamente, non c'è un problema. Il problema è che c'è stata una grossa richiesta soprattutto per quei 3-4 locali, eh, devo dire, veramente belli e anche da gente di fuori, devo dire, che hanno fatto la richiesta. Ecco, l'abbiamo anticipato. Dove vanno a finire i soldi eh, della vendita del, insomma, di questi negozi del centro storico? Si va a ristrutturare il patrimonio dell'Ater, che è inestimabile, che ricade sul territorio comunale di Sulmone. Citava il subcommissario, l'ex mobilificio Scipione, lì penso che una pioggia di eh, una serie di esposti insiste su quell'immobile per la presenza anche di, di, di insetti, di ratti, qualcuno ha posto anche il problema no, di carattere igienico-sanitario. Ci sono le condizioni perché possa essere rivelato, le condizioni economiche parlo, perché un conto certo. fare il bando, un conto soprattutto che poi sia agevole no? per, per chi decide di investire. Certamente l'immobile Scipione, la fattispecie, è pericolosissimo, a parte il fatto delle norme sanitarie, igienico sanitarie, ma anche come struttura. Là tranquillamente ti può crollare tutto addosso in qualsiasi momento. Per questo sto accelerando al massimo e ci sono investitori, imprenditori che hanno interesse ad acquistare, a un prezzo ovviamente accettabile perché demolire quella struttura sono 4.000 metri quadrati, demolire la struttura e ricostruirne altre zone c'è cioè un certo costo, però c'è gente che è interessata, è intenzionata e vi ricordo ancora che là si possono creare tre strutture commerciali da 800 metri quadrati l'uno con parcheggi annessi, nonché appartamenti e uffici in una certa quantità e anche c'è Palazzo Sardi, non ci scordiamo di Palazzo Sardi, che ultimamente, ultimamente ha avuto anche dei problemi di carattere eh, crollato, un pezzo di, di balcone non mi ricordo. Ecco perché io ho insistito moltissimo e ho avuto la strada spianata dall'Aquila riguardo al fatto che gli, le, gli acquisti, in pratica le vendite di tutte queste strutture sul Mona dovevano poi ricavato ricadere dentro sul Mona. perché effettivamente c'è una grossa esigenza di manutenzione in molti stabili dell'Ater, di Sulmona, che qualche giorno fa siamo andati a ispezionare con il tecnico il dottor Sandro Paglia del, dell'Ater dell'Aquila, perché ci sono alcune esigenze, per esempio la via 25 Aprile, eh, dei, dei lavori da fare, che, che purtroppo i lavori costano, e soldi, non, è che ce ne sono, non è che ce ne sono tanti di soldi in cassa, con questo sistema qua invece i soldi rimarranno dentro Sulmona per ristrutturare questa proprietà dell'Ater. E poi il sopralluogo, come avete sentito, ho andato in onda DG, insomma, ha toccato anche altri territori. Prato la Perigna per dire che è il territorio. Eh, o meglio il patrimonio Ater, lo stiamo toccando con mano anche nelle nostre inchieste, è vasto. Non solo è ampio ma anche vasto perché abbraccia un bacino d'utenza ampio eh, ed elevato. Mm, L'emergenza abitativa è un po' il filo conduttore di questa trasmissione. Citave, citava lei, insomma, eh, miei fratelli Angeletti, che è un po' l'incompiura dell'arte, perché decenni queste palazzine che possono essere assegnate eh, di fatto insomma, restano. Così, allora come ripartire? Dove ripartire? Forse c'è bisogno anche di uno studio no? per rimettere insieme un po' tutti i tasselli. Certamente, ma ho notato quando all'Aquila, alle prime riunioni del direttivo dell'Ater, ho posto il problema abitativo dell'Ater qua sul Mora, c'è stata da parte loro una grossissima disponibilità perché giustamente loro dicono: avete le caratteristiche, le proprietà per poter far partire determinati progetti. Cerchiamo subito di metterlo in cantiere. E devo dire devo dare atto alla, alla dirigenza dell'Aquila, dell che mi sono stati vicinissimi, perché adesso già, già il fatto di mettere, far partire un progetto che ti fa partire 60, 60 appartamenti da dare ad inquilini ater che stanno in attesa è una, è una manna dal cielo. Non ci scordiamo il costo degli appartamenti, quindi è un grossissimo investimento. E devo dire che questa cosa, nel momento in cui parte... Sarà con un'enorme gioia che lo alla, quando vi convocerò alla stampa per, per dirvi che la cosa è partita. Insomma. Sarà una grossa cosa. Sarà. Fare il punto della situazione, poi sull'emergenza abitativa ci sarebbe tanto da dire, sono in atto le ricognizioni sulle eh, case popolari, le case parcheggio, però bisogna distinguere la proprietà comunale dalla proprietà dell'Ater. Io vorrei chiudere un po' sul fenomeno che è sotto la lente d'ingrandimento ed è stato attenzionato anche da parte delle autorità com competenti: un po' l'abusivismo, cioè chi non è in regola occupa questi immobili senza più averne titolo. Dobbiamo essere onesti: il momento è difficile per tutti perché non possiamo. Possiamo nascondere che chiunque vive in un territorio insomma disagiato. Che cosa si sta facendo però per permettere anche a chi non è in regola magari di mettersi in regola? Guardiamo un po' il rovescio della medaglia. Esatto, devo dare atto che qua sul muro il fenomeno dell'abusivismo è molto molto minore rispetto ad altre zone. E bisogna dare atto comunque che eh, gli inquiliniater, devo dire qua nella zona... Sono molto eh, precisi, sono rispettosi, così via. L'Ater da parte sua, più che segnalare certe situazioni anomale, però devo dire di nuovo, ne sono poche qua nella, in questo comprensorio. Molte volte purtroppo ci sono problemi di carattere eh, cioè sociale, gente che veramente non ha niente, non, non hanno di che campare, al che uno mh, controlla fino a un certo punto, e eh, si dà da fare a livello giudiziario, Nell'ambito del possibile ovviamente, ovviamente non possiamo eh, noi, eh, ATER, eh, cioè, attaccare una persona perché purtroppo non ha i soldi neanche per mangiare, cerchiamo di essere comprensivi in tutti i modi possibili, immaginabili, sempre nell'ambito del rispetto delle leggi. Rispetto delle norme. Allora, noi ringraziamo Aldo Milan per questo breve focus sull'emergenza abitativa sul Mona nel territorio. Grazie, torneremo grazie, a fare il punto grazie, della situazione. Grazie a voi. gentile. ci saranno delle novità, grazie al nostro pubblico. L'appuntamento è ovviamente per la prossima settimana sempre su Onda TV, canale 18 del Digitale Terrestre. Buonasera a tutti.